Ci tieni alle tue dita, vero? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo di dita, anzi parliamo di come preservare le nostre dita da dei tagli improvvisi. Vi insegnerò infatti ad utilizzare il tagliabalsa, un argomento che tutti voi al momento direte: ma che ci vuole ad utilizzare il tagliabalsa? Basta uscire la lama e fare il taglio. E invece no, sono sicura che alla fine di questo video, se mi avrete ascoltato attentamente, saranno tante le cose che non sapevate su questo strumento tanto diffuso e tanto ignorato. Infatti molto spesso viene usato in assoluta inconsapevolezza, rischiando non solo le dita, gli occhi, di tagliare gli altri, insomma. Molto spesso si usa questo strumento in maniera impropria e molto spesso quando lo si va a comprare non si sa cosa scegliere. In questo video troverete tutta la modalità di uso in sicurezza del tagliabalsa e anche i consigli per scegliere quello più adatto a voi. Bene, spostiamoci al lavoro e vediamo come salvaguardare le nostre mani. Ed eccoci pronti per analizzare i tagliabalsa da vicino. Come vedete, ne ho davanti a me diverse tipologie. Sembrano tutti abbastanza solidi e abbastanza robusti, ma adesso vedremo che tra tutti questi solo uno va veramente veramente bene e solo uno ve ne consiglio, che è poi quello che uso quasi sempre io in tutti i miei video. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo un tagliabalsa a plastica trasparente. Vedete che si vede la lama in trasparenza? Un tagliabalsa a plastica solida, quella un pochettino più gommosetta e un po' più dura. Poi dei mini tagliabalsa, quelli che si usano purtroppo con maggiore frequenza nelle scuole e sono i più pericolosi di tutti. E poi due tagliabalsa più robusti, però uno di questi tagliabalsa ha qualcosa che a mio avviso non va, anche se sono due tagliabalsa abbastanza sicuri. Questo è sicurissimo. Analizziamoli nel dettaglio. Guardiamo un tagliabalsa sicuro come deve essere. La punta deve essere in acciaio, l'impugnatura deve avere una zigrinatura antiscivolo, come vedete, sia sul davanti che sul dietro. Questo è della Olfal. Poi, e non è pubblicità perché questo l'ho comprato io 10 anni or sono, la sicura deve essere difficile da rimuovere e questa rotella è quella che dà maggiore sicurezza, perché voi spostate in avanti la lama, quindi chiudete e non c'è potenza che disinserisca la sicura, a meno che non siate voi a farlo allentando la molla e ritirando indietro o in avanti la lama. Queste sono le caratteristiche essenziali che deve avere un tagliabalsa. Un tagliabalsa serio poi ha una lama sempre abbastanza spessa, un 2 cm di spessore. Le lame vengono vendute in questi astucci, come vedete sono degli astucci che ne contengono una decina, non costano neanche tanto, tutte le lame sono tenute insieme e poi sfogliandole possono essere praticamente in maniera molto pratica prese ad una. Punta in metallo, perché essendo la lama in metallo è una forza contrastante di similare intensità, quindi quando noi pressiamo o facciamo forza su dei pesi di carta, su delle grammature abbastanza potenti, la finale in metallo ci dà la sicurezza che non si spezzerà, mentre un finale in plastica potrebbe cedere alla forza della lama, che quindi potrebbe spezzare la plastica, di conseguenza spezzare la lama e far arrivare questa lama chissà dove. Questi tipi di sicura, come vedete, allora, come si usa un tagliabalsa comune? Voi sicuramente, ahimè, avrete questi. Quelli che non vanno, non vanno perché hanno, come vi dicevo, il finale in plastica, ma comunque sono questi due ancora dei tagliabalsa che possono passare. Allora, cos'è? Come si usa? Il tagliabalsa si usa sempre tirando fuori la lama pochissimo, uno scatto e tirando subito indietro la sicura.
Questo tastino che c'è dietro, la sicura, serve per bloccare la lama e non farla andare in avanti, quindi non farla uscire o non farla rientrare bruscamente, salvaguardando così le nostre dita. Se non c'è la sicura, io vi sconsiglio di prendere il tagliabalza. Questo tagliabalza, che comunque è buono, o io non sono riuscita a trovare la sicura, per esempio, o non ha proprio la sicura. E questa cosa, per esempio, di questa tagliabalza, che pure è professionale, zigrinato, l'impugnatura antiscivolo, la chiusura, la finale in metallo, proprio questo tagliabalza non mi piace perché non ha la sicura. E non avere la sicura significa che questo si può aprire in qualsiasi momento, può essere preso da qualsiasi bambino, può essere infilato da tutte le parti, nelle mani, nelle braccia, in qualsiasi momento. Quindi, per esempio, questa a scuola non lo porterei mai. Quando devo portarmi uno strumento a scuola, porto questo, inserisco, chiudo bene, ben stretto, in modo che un bambino, anche volendo, non ce la fa a svitare la rotella, e così è sempre con me. Allora, torniamo al nostro tagliabalza. Quindi la sicura va sempre messa quando lavoriamo con il nostro tagliabalza. Quindi poi si inserisce e si tira indietro e si rimette di nuovo la sicura, in modo da non far uscire la lama nella borsa, o la sicura va sempre sempre messa. Questi piccoli lasciano proprio il tempo perché trovano. Innanzitutto, la lama è troppo flessibile, troppo troppo flessibile. Una lama flessibile significa che facilmente si piega, e facilmente piegandosi facilmente si spezza. Perché vi faccio vedere com'è fatta la lama di un tagliabalza. Ha tutte queste lineette, le vedete? Ok, che servono per ridare un taglio nuovo alla lama. Io ho visto molte persone che, quando la prima punta non funziona più, buttano il tagliabalza. Sbagliato, il tagliabalza tra virgolette si tempera come una matita, ha circa 10 punte nuove ogni lama. E ora vi faccio vedere anche come si spunta una lama da tagliabalza. Quindi la plastica è troppo sottile, l'impugnatura è scomoda, non è un'impugnatura salda perché è piccolo, e poi molto spesso le insegnanti tagliano moli di carta troppo grosse per una lama così piccola, con un rischio di spaccatura della lama elevatissimo, pari all'80% circa, perché ho visto tagliare cose, plichi di 10 fogli con questo tipo di tagliabalza. Invece, proprio per la scuola, evitatelo. Anche la chiusura, vedete? Ecco, come voleva si dimostrare, è ballerina, quindi tutto lo sentite scrocchiolare tra le mani, è molto molto delicato come strumento. Di contro, però, a questa delicatezza di struttura corrisponde una pericolosità elevatissima, quindi questo proprio ve lo sconsiglio. Stessa cosa dicesi per i fratelli maggiori, che sono leggermente più solidi, ma che, se non saputi usare, sono veramente pericolosi. Allora, come si taglia la lama del tagliabalza? Lo faccio in questo perché, come vedete, la lama è molto compromessa dalla colla. Si porta la lama fuori fino alla prima tacca. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, vedete, c'è la prima tacca e poi la plastica. Si esce il retro, che, come vedete, ha quasi sempre una fessurina. Si infila la fessurina qui, dalla parte superiore dove c'è questa curvetta, e, stando molto attenti, si piega. Vedete, anche a me, che sono del mestiere, questo tagliabalza non solo non taglia particolarmente bene, e quando vado a tagliare la lama mi si spezza l'aggeggino per farlo. Questo vi fa capire quanto poco buono sia un tagliabalza di questo genere, proprio scarso. In un tagliabalza più serio la lama si può incastrarla in un altro tagliabalza o in qualunque fessura, e piegando, vedete, non succede null'altro che spezzare la lama. Tutti abbiamo, penso, due tagliabalza, quindi si usano quando non c'è l'aggeggino da estrarre per usarlo con la punta. Si usa un altro
taglia balza, oppure si fa semplicemente una pressione. Ma in questo caso come si fa? Si esce la lama fino alla tacca prima del ferro. Quindi si mette la lama sotto un altro foglio, la si copre e si gira al contrario, così, dal retro, da dove non c'è la zerinatura. E così il taglio è perfetto. La lama rimane sotto la carta e non c'è possibilità che svolazzi e vada a colpire qualcuno. Le lame si buttano, tra l'altro, sempre avvolte in pezzi di carta, in modo che se si infila la mano nella spazzatura, se anche qualcuno rovistando nella spazzatura infili la mano, non si ferisca. Pensiamo non soltanto a noi stessi, specialmente in questi tempi dove almeno qua in Sicilia ogni sera c'è qualcuno che rovista nella spazzatura, ahimè. Evitiamo già a priori quelli con la punta non metallica, naturalmente poi a vostra discrezione. Vi faccio vedere come si taglia, come si cambia una lama. Si allenta la sicura e ok, si esce il tutto dal retro. Si prende una lama nuova, stando molto attenti a non tagliarsi, la si inserisce nel tondino, che è un pallino che di solito sta sempre in questo pezzo che fa su e giù con la lama e che la blocca, e la si reinserisce. Anche in questo tagliabalza il cambio della lama è molto molto semplice. Si restringe di nuovo la sicura e siamo a posto. Vediamo invece il cambio della lama in un tagliabalza così. E allora si tira fuori il cosino finale, si tira fuori tutta la lama, si tiene insieme, si toglie la lama vecchia, vabbè io adesso la sostituisco con un'altra vecchia, ma chi se ne importa, è solo per farvi vedere, si reinserisce il tutto e voilà, e anche questa lama è stata sostituita e siamo di nuovo pronti per lavorare col nostro tagliabalza. Ora, quanto deve essere fuori la punta del tagliabalza per tagliare? Io ho visto persone che per tagliare escono la punta così. Errore, è pericolosissimo, così la lama diventa flessibile, basta un ostacolo per farla saltare e farvi accoltellare qualcuno o essere vittima della vostra lama. Quindi sbagliatissimo, la lama non si tira mai fuori tutta, si tira fuori per sicurezza così, a livello della diagonale. Così, voilà, vedete? Del resto, quello che taglia in un tagliabalza è questo. Non si fanno mai operazioni con la plastica tipo sega da amputazione. Assolutamente, io ogni volta che vedo queste scene mi impaurisco, sia per chi fa questa cosa, sia per chi è accanto, che può essere vittima da un momento all'altro di una lama che schizza e non vi dico come di solito va a finire. La mole di aglio che può avere un tagliabalza è pari alla metà della punta che esce, quindi questo tagliabalza può tagliare fino a 2,5 mm circa, quindi perché la metà di questa arriva qua. Oltre questo io non posso spingere, quindi non chiedete troppo, non performate troppo il vostro tagliabalza, perché per spingere potreste trovarvi amputati di qualche parte. Sì, sto facendo del terrorismo psicologico, perché il tagliabalza è uno degli strumenti più pericolosi esistenti nella creatività, crafting, belle arti. E in più volevo fare un video ancora più agghiacciante, volevo mettere qui una manina finta e fare in modo che si tagliassero le dita e far uscire della marmellata rossa. Gabriele me l'ha impedito perché ha detto che YouTube mi censurava, però io penso che l'immagine così forte avrebbe funto da deterrente. Adesso andiamo al taglio. Come si taglia col tagliabalza?
vi faccio vedere come si taglia con il tagliabalze. Allora, mai questa cosa così, cioè partire dall'altro e lasciare la mano dietro, perché nel taglio, specie se tagliate a sciabola con la lama uscita di fuori, che non si fa, potreste fare questo strap e fa malissimo, ve lo giuro. Allora, come si fa? Mano davanti, l'impugnatura come una penna, e con mano o al di sopra che tiene fisso il foglio o laterale si fa il taglio netto e preciso. Se dovete seguire una linea, guardate un tagliabalza buono che taglio che ha, cioè ha forato anche quella di sotto. Se dovete seguire una linea, non tagliate con la squadretta accanto, perché molto spesso all'80% tagliate anche la squadretta. Se non tagliate la squadretta e avete un tagliabalza scarso, c'è il rischio che salti la lama con la durezza della squadretta. E allora, per esempio, facciamo un taglio curvo così e un taglio dritto. Come si fa? Vabbè, il taglio dritto basta guardare sempre la linea un po' dopo di dove è la punta, tanto la mano vostra è qua, quindi potete concentrarvi sulla linea e ripassare sul taglio, voilà. Mentre per i tagli a zig zag, inclinate leggermente il tagliabalza e così avrete il taglio ad S. Quindi il tagliabalza si usa libero, senza strumenti rigidi vicino, a meno che non si abbia una squadretta metallica, perché la squadretta metallica non fa aggrappare la lama dentro sé e quindi la fa scivolare, e non può succedere nulla di male, perché le durezze sono complementari e quindi si annullano vicendevolmente e scivolano l'una sull'altra. Punta sempre affilata. Altra cosa che vedo spesso in giro: non fate mai questo, foglio in alto, e mai, 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 è pericoloso per voi e per gli altri. Siate responsabili, il tagliabalza è equiparabile ad un'arma bianca, quindi sappiatelo usare con coscienza. Alla fine di ogni sessione di lavoro tirate indietro la sicura e riponetelo in un luogo dove i bimbi non possano prenderle. Stringete fortemente la sicura, quindi vi consiglio quelli con sicura a rotella. Questi, alla fine del video, gradirei li prendeste e li buttaste nella spazzatura per il vostro bene. Io vi ho avvisato. Mano avvisate, dita salvate! E allora, detto questo, adesso noi ci vediamo di là, perché ho ancora un'altra piccola filippica da farvi. E adesso ditemi, avete imparato qualcosa di nuovo o sapevate già tutto? O eravate tra quelli che usavate il tagliabalza a mo' di sciabola di pesce spada e tagliavate allegramente tipo fetta di salame tutto quello che avevate dinanzi? Bene, sappiate che avete rischiato, e avete rischiato veramente grosso. Usate il tagliabalza come tutti i piccoli strumenti con maggiore consapevolezza e state attenti a chi vi sta intorno, state attenti anche all'ambiente di lavoro. Molto presto vi parlerò dell'ambiente di lavoro, come deve essere fatto per essere posto in sicurezza. E allora, mi raccomando, da oggi utilizzate bene il tagliabalza, così che io nei video non debba ripetere ogni 3 minuti: state attenti, non tagliatevi, state attenti. Adesso so che sapete come si usa il tagliabalza. Se questo video vi è piaciuto, innanzitutto condividetelo sulla vostra pagina Facebook, perché questo è uno di quei video che può fare tanto tanto del bene, quindi condividetelo. Ve lo chiedo sempre per questioni youtubesche, ma questa volta ve lo chiedo anche per una questione etica, nel senso che è un video che può tornare utile, perché molti, ripeto, usano questo strumento in maniera errata senza saperlo. Quindi condividete questo video se vi è piaciuto, e se non ve lo siete ancora tagliati, metteteci un bel pollice in su e state tranquilli che da oggi in poi questo pollice in su potrà rimanere per lungo tempo. E poi, come sempre, seguitemi su tutti i social. Vi aspetto su Facebook, vi aspetto sul mio Instagram e vi aspetto sul mio blog. E troverete di tutti e tre il link qua sotto nel box informazioni, dove c'è la scrittina mostra altro. E vi aspetto con Gabriele sempre, quando volete, nella nostra cucina virtuale. Proprio qui, su Due Cuori e Una Cappa, troverete un mondo di golosità, simpatia, affetto, tutto per voi. Quindi se volete condividere anche l'aspetto culinario delle vostre vite, e allora vi aspettiamo anche di là, nella nostra cucina. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da
da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci, alla prossima volta, ragazzi!